Ciao amici, bentornati sul canale YouTube. Oggi vi racconto la mia esperienza con le nuove QCI HT07, chiamate anche Hark Buds. QCI si è messa davvero sul binario giusto, ma parliamone meglio dopo la sigla. Le Hark Buds arriveranno con l'iconica confezione del brand cinese QCI. All'interno troviamo ovviamente le nostre cuffiette tutte ben incartate, con anche dei piccoli adesivi di protezione sui contatti di ogni singola cuffia. All'interno abbiamo un pochettino di manualistica inglese e cinese, cavo di ricarica USB Type-C per ricaricare le nostre cuffie che non ricaricano wireless, quindi solo cablate, e vi dico subito che sono riuscito davvero a fare oltre 4 ricariche complete delle mie cuffiettine, quindi una batteria che dura a lungo. Poi dipende da l'ANC e tutte le modalità che usate, modalità selezionabili dalla sua applicazione. Trovate il codice QR oltre che nella manualistica anche sulla confezione. Qui compatibile sia con Android che con iPhone, sarà possibile quindi scaricare l'applicazione, connetterle quando disponibile, aggiornare il firmware e dopo andare a interagire con le nostre cuffie. Scegliere l'ANC, 3 diversi tipi di ANC e ogni tipo ha un livello a barra regolabile. Poi la modalità classica, modalità trasparenza, equalizzazioni già preimpostate più una setting manual, quindi sarà possibile settare manualmente la nostra equalizzazione. Inoltre per ogni singola cuffia sarà possibile modificare i nostri tocchi, quindi magari io un tocco singolo su tutte le cuffie lo lascio disabilitato, in modo che aggiustando le mie cuffie non vado a muovere un pochettino di cose. Quindi c'è davvero, ragazzi, tanto nel software di QCI che abbiamo già imparato a conoscere con i modelli precedenti. Ecco le nostre HT07 Hark Buds, cofanetto tondeggiante completamente in plastica. Non stiamo parlando di cuffie premium, sono cuffie che costicchiano abbastanza, diciamo, di prezzo di default. Ma quando c'è lo sconto, cioè su Amazon spesso il 50% o anche su AliExpress si trovano queste offerte, si possono portare a casa, ecco, intorno ai 40 euro, qualcosina in più, qualcosina in meno. Quindi siamo un prezzo di davvero entry level sotto i 50 euro, comunque, che fanno di queste cuffie un'ottima soluzione in-ear, perché è di cuffie in-ear che stiamo parlando. Loro isolano tantissimo alle orecchie già di loro. Dopo si attiva la modalità trasparenza. Modalità trasparenza per un utilizzo, ecco, in bici o di corsa, o una modalità anche se ci si vuole un pochettino isolare dal mondo esterno. Occhio in strada con la modalità ANC, anche a piedi, perché non è che è quella delle cuffie super costose. Ma davvero, grazie anche all'isolamento passivo dei gommini, ci isolano abbastanza dal traffico, quindi fate sempre molta attenzione. Le cuffie sono piccine, il cofanetto è piccino, abbiamo una porta Type-C di ricarica sul retro, non abbiamo pulsanti o quant'altro, abbiamo un LED batteria nella parte frontale del cofanetto e 2 piccoli LED sopra ogni cuffia che ci fa vedere quando la cuffiettina, ragazzi, si sta caricando. Il magnetismo del cofanetto è molto forte, io intanto le tiro fuori, non abbiamo il play pause automatico, ve lo dico subito, ma abbiamo eventualmente da applicazione una game mode che va a abbassare ulteriormente la latenza di queste cuffie. Ve le faccio vedere le orecchie. Solito gioco, ragazzi, le cuffie sono ben salde. Ve le faccio, ecco, cerco di far vedere, di avvicinarle un pochettino di più. La cosa buona di queste cuffie è che, oltre che sono molto stabili in connessione grazie al Bluetooth 5.2, abbiamo 3 microfoni su ogni cuffia, quindi 6 microfoni complessivi, sì, per andare a isolare, a tagliare un po' il rumore esterno, ma per le chiamate queste cuffie sono davvero, ragazzi, eccezionali. Ho fatto tantissime telefonate sia con Android sia con iPhone e devo dire che il mio interlocutore mi ha sempre, ripeto, sempre sentito bene.
Intanto io le ho tolte dalle orecchie, vi parlo anche di qualità musicale. Abbiamo un buon basso, un basso che non è troppo predominante rispetto alle altre frequenze. Poi noterete un pochettino voi dalle impostazioni, ragazzi, si può anche spostare l'audio, vi dico, un po' più a sinistra, un po' più a destra delle nostre cuffie. Se ci sentite più da un orecchio o avete problemi di udito da un orecchio, potete spostare, diciamo, il flusso dell'audio in percentuale rispetto all'altra cuffia. Una funzione che apprezzo tanto perché non c'è su tanti altri modelli su questa fascia di prezzo. Torniamo al nostro audio, è buono, non è l'audio più di qualità, ma vi devo dire che sotto i 50 euro è comunque un audio che secondo me è quasi un best buy. Mi è piaciuto per un utilizzo, ecco, generalista. Io lo ascolto per un po' di musica casual, ma più che altro per i podcast. Quando vado a camminare, bella camminata la sera, metto queste cuffiettine, sento i miei podcast. Amici, chiudiamo questa recensione. Nell'intro vi ho detto che QCI ha imboccato il binario, anzi la strada, quella giusta, perché io sto provando tutti i loro prodotti ormai da tanti anni, quindi le varie evoluzioni delle tecnologie inserite nei loro prodotti li provo anche in beta con magari dei firmware sperimentali inviati direttamente dalla Cina sul mio modello, e io posso dirvi che la qualità di QCI ormai è da non sottovalutare. Non dico da paragonarle a cuffie super costose, ma da prenderle in considerazione se si vuole spendere meno ed avere una buona compatibilità di dispositivi, un buon supporto all'applicazione e anche, diciamo, una buona durevolezza, non so se si può dire, ragazzi, nel tempo, perché ho tanti prodotti anche di anni fa a casa di QCI e attualmente funzionano ancora. Io comunque vi lascio il link in descrizione. Queste cuffie spesso disponibili anche su Amazon Italia, quindi con tutte le garanzie di Amazon trovate tutto in descrizione a questo video. Spolliciate come al solito, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere tutte le novità di Phonevlog Italia. Vi aspetto anche su Telegram e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!